Allora, praticamente oggi c'è il Pride, non andrò vestito così, proprio no, perché sono vestito un po' oggi da fare schifo, ma volevo vloggare, ve l'avevo promesso e vloggerò. Non, credo che non sarà un vlog tantissimo lungo, però cercherò di riprendere più che posso. Questo è tutto per voi e poi farò mille foto, però le foto le posterò su Facebook, quindi se volete potete seguirmi perché le pubblicherò sulla mia pagina. Che vi lascerò qua sotto nell'info box e le pubblicherò anche nel mio profilo privato, dove ieri mi ha comunque cercato una ragazza perché mi ha riconosciuto e mi ha aggiunto come amico, quindi sono felice. Se sta guardando questo video ti saluto. Niente, sto facendo colazione, ovvero una barretta al cereale. So che questa di prima mattinata non è buona, ma ho proprio voglia di darci dentro oggi e io amo le barre, dovete sapere. E niente, ho un po' di complessi oggi perché non so come fare i capelli, perché comunque se sentite un rumore di sottofondo il ventilatore, solo lui ci può aiutare, cioè ieri c'erano 41 gradi a Palermo e siamo a giugno. E quindi niente, non so come fare i capelli, se lasciarli lisci un po', ma siccome ci sarà un caldo bestia, credo di no, forse lì farò boccolosi, tipo lisci all'inizio e poi boccolosi alla fine. Staremo un po' a vedere, non so ancora e non so nemmeno se mi truccherò. Staremo a vedere. E niente, io adesso mangio. Ci vedremo direttamente alle riprese del Pride. Guardate tutto il video, mi raccomando. Se vi piace, iscrivetevi al canale o mettete un like. E niente, guardate tutto il video. Vi lascio il Pride. Ciao. Allora, questi sono i miei capelli e il mio outfit per il Pride. Metterò questa camicia, no, con i pantaloncini, però con dei jeans grigi. Questi sono i capelli. Vi spiego perché li ho fatti comunque così, sembrano onde, perché sono sceso 10 minuti. Praticamente c'è un caldo da morire. Li avevo liscissimi e mi si sono gonfiati veramente tanto, quindi ho optato per un qualcosa di simile. Almeno sono presissimi di lacca e stanno fermi. E quindi niente, volevo andarci con i capelli lisci, ma comunque, io scendo di qua alle 2:10 perché ci impiego 10 minuti ad arrivare in un posto dove poi mi vengono a prendere in macchina. Quindi da lì poi penso che si faranno le 2:30. Comunque alle 3 già saremo lì anche prima. E vi vloggerò tutto quello che posso riuscire a riprendere, anche se verso le 3 di solito quando arriviamo noi non è strapieno di persone. Arrivano tutte verso le 3:30, 4. E niente, vi porto oggi con me. Prego, seguitemi. Sono super in ritardo perché l'amico mio mi ha detto che scendeva più tardi, invece è sceso prima e che viene a prendere in macchina. Quindi lo sto andando a raggiungere. Questi sono i miei capelli di oggi. E questo è l'outfit. E niente, comunque ho messo le cuffie, quando ho detto le cuffie tipo il mio cellulare fa una voce robotica. E niente, mi dirigo alla stazione Notobartolo per farmi prendere dal mio amico e poi vi farò tutte le riprese del Pride. Eccoci al Gay Pride, questi sono i carri che ancora stanno, credo, montando. Comunque ve l'ho detto, a quest'ora non c'è nessuno, vengono tutti alle 4. Quindi c'è le 4. Oh mio Dio, la bambina è caduta a terra. Che verrà oggi è sotto il quinto, quindi ora posso, si guarda per un posto. Un po' la Lady Gaga italiana, con la gay col sangue addosso.
so se mi sentite, siamo qua al Pride tutti sudati. Come faccio ad avere il dito giallo? Perché forse mi si è appoggiato a cose. Niente, non mi riprendo molto perché c'è molta confusione. Speriamo che YouTube non metta i copyright. Ma che splendore che sei nella tua fragilità, il tuo ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani, credo negli esseri umani. Tanto io e Rosaria spesso prendiamo i marciapiedi. Perché c'è troppo forte. Ma non l'ho ricordato tutto. Con le scarpe alla ginnastica, però. Aspettiamo che arrivano anche. 54 più di 104, più di 1000, che ognuno di voi porti in questo Pride nel cuore uno dei ragazzi di Orlando e di Istanbul. Oh,
sweetness.